Cristian, quali indicazioni? Dalla partita, dici, sì. Ovviamente. Ma io ho preso tanti spunti positivi. Innanzitutto ho visto la risposta morale che mi aspettavo dai ragazzi, no? Quello su cui avevamo un po' lavorato, quindi la voglia di non essere già sconfitti, insomma di non mollare, come si dice. E ho avuto una grande risposta, veramente, quello che avevo visto in settimana, insomma la voglia di questi ragazzi di combattere, di giocarsela, di dimostrare, insomma, che queste 11, ora insomma 10 partite devono per forza rappresentare qualcosa, c'è, e quindi la stessa disponibilità che ho visto in settimana l'ho vista poi in campo domenica. Hanno fatto perfettamente quello che avevo chiesto, e quindi sono contentissimo da quel punto di vista, veramente, insomma, una risposta molto positiva. Mister, sulla fase offensiva però qualcosa non ha funzionato, se andiamo a vedere i consigli. È rimasto con i guantoni pressoché immacolati. Ma guarda, è vero quello che dici, però io guardavo poi le immagini di Sky, no? Senza fare pubblicità a nessuno, però guardavo gli highlights, guardavo le azioni dell'Atalanta, i cross. Cioè, se guardiamo i cross, ne abbiamo fatti tanti pure noi, di palle messe in mezzo. Cioè, mi raccontate una parata di Pellizzoli? Perché è vero che noi abbiamo creato poco, però mi sembra che noi, manovrando, siamo arrivati primo tempo, prima del gol, una punizione al limite, due o tre volte a mettere una palla dentro, dove poi sono stati bravi loro in chiusura, o magari abbiamo sbagliato noi l'ultimo passaggio. Siamo passati in vantaggio, non abbiamo rischiato nulla, nulla, perché io non ho mai visto un'uscita del portiere, un recupero disperato, non ho visto un tiro o una parata. Cioè, era una partita nella quale, lo sapete meglio di me, a certi livelli gli episodi spostano gli equilibri e sono decisivi. E dove noi eravamo in vantaggio, gestiamo tranquillamente il possesso della palla, anzi ho visto una squadra padrona assolutamente del possesso palla, quando avevamo spazio o nel ripartire rubando palla o nel costruire, che facevamo bene, potevamo dire la nostra. Ma è stato così, penso, per tutta la partita. Dopo, senza cercare alibi e giustificazione a niente, perché è giusto che se abbiamo perso, evidentemente qualche errore l'abbiamo commesso, però penso che ho sentito tanto parlare, no, di errori individuali. Sì, a noi sono costati cari, però penso che Stendardo gioca da una vita in Serie A e abbia fatto un errore forse anche più grave di quello che abbiamo fatto noi. Il problema è che l'arbitro non l'ha visto, non l'ha sanzionato e non è stato punito, perché a mezz'ora dalla fine una punizione al limite e l'Atalanta che resta in 10. Ma io non so se parlavamo della stessa partita. Cambia la partita. Cambia la partita. Invece, paradossalmente, siamo rimasti noi con un uomo in meno, perché Weiss è uscito. Tra l'altro, era sicuramente in condizione, era molto ispirato, quindi è stato un peccato non averlo. E ci siamo giocati purtroppo anche la possibilità poi dei cambi, perché sapevamo che Kroldrup probabilmente aveva bisogno a un certo punto. D'Agostino purtroppo è uscito per un problemino. E quindi è stata una partita a triplo handicap, no? Cambi finiti, non l'espulsione, abbiamo perso un uomo sicuramente di grande valore. Ripeto, non è una giustificazione, però siccome è giusto farsi rispettare, è giusto dire le cose come stanno, come commettiamo degli errori noi, li commettono anche gli altri. Purtroppo in questo caso, ma non, nessuno ce la concede, ci mancherebbe, però se ce l'avesse visto quello che abbiamo visto tutti, parlavamo, secondo me, di un'altra partita e di un altro risultato, perché fino all'1-1, nonostante i nostri errori, padroni della partita, comunque sia, senza rischiare nulla. Ma guarda, innanzitutto devo dire che... No, Togni, stavo dicendo questo, che Togni è entrato e ha fatto un'ottima gara. Ovviamente hanno caratteristiche diverse, no? Il primo tempo, insomma, si vedeva che la squadra si appoggiava sempre su Gaetano e è, insomma, un po' il faro del nostro gioco, quindi è inutile negarlo. Ovviamente per noi è stata una brutta tegola, però non è che si può per forza solo dipendere da un giocatore e la partita finisce. Gaetano è un giocatore per noi importantissimo, è capace di passare rapidamente da una fase di palleggio a un lancio magari di 60 metri, quindi cambiare completamente fronte d'attacco, e le squadre avversarie ovviamente su questa cosa qua devono stare attente, perché l'Atalanta non saliva troppo, anzi rinculava spesso, proprio perché magari
una giocata estemporanea, un lancio sopra la linea poteva essere pericoloso. Però, ripeto, nonostante questo, anche al secondo tempo, fino all'episodio del vantaggio loro, io ho visto comunque sia una squadra giusta, cioè messa bene, che, soprattutto emotivamente, cioè che aveva voglia di portare via un risultato, aveva voglia di fare risultato. Ho visto l'Atalanta in tutte le sue partite, è una squadra che gioca tantissimo riposizionarsi immediatamente, fare una grossa densità. Spesso i due esterni di centrocampo addirittura arrivano a fare una linea da 6 con i difensori, i due mediani davanti cercano sempre delle palle messe in mezzo e con i due centrali strutturati, respinta, ripartenza, dove poi gente, i due attaccanti e i due esterni sono gente di gamba, sono bravi a ripartire, i terzini lo stesso. È la partita che fanno spesso, non a caso fuori casa spesso fanno meglio che in casa, no? Perché aspettano e ripartono. Io volevo tirarli fuori, volevo farli venire, lasciare la profondità e approfittarne con gente rapida come Scully, come Bukosic, come Weiss, e ci abbiamo provato. Secondo me anche nel fraseggio siamo stati bravi tra le linee, spesso a trovare, secondo me Bukosic ha fatto un'ottima partita in fase di palleggio, di partecipazione al gioco, e aveva fatto una bellissima sponda per Weiss nell'occasione appunto del fallo. Weiss era solo dal portiere, e ecco, probabilmente non l'abbiamo cercato troppo su quelle che sono le sue caratteristiche, sulla profondità. In questo devo dire che sono stati bravi loro, ovviamente, a togliercela quasi sistematicamente, no? Per forza, insomma, ci sono stati degli errori, perché su un corner nostro abbiamo preso gol. Però, ripeto, una serie, non c'è stato uno, no? Perché fosse stato uno, secondo me era anche ancora fattibile metterci una serie di errori. Potevamo far fallo prima, dovevamo essere posizionati meglio, perché l'avevamo provato, insomma, sulle respinte, di non farli ripartire, giocare subito in aggressione sull'anticipo. Però, insomma, via, ripeto, a me non mi piace fermarmi sull'episodio, su niente, no? Ci tenevo prima a precisare il discorso dell'espulsione, perché visto che a noi in negativo purtroppo gli episodi hanno pesato, potevano pesare anche a loro. Ma no, io credo una cosa, è una scelta assolutamente mia, una responsabilità che ho io, ma nel momento in cui arrivo il mio ideale è quello di dire: ragazzi, sono 11 guerre, 11 battaglie, guardo caratterialmente la mia squadra, per me il capitano è Scully, punto. Cioè, ma non per togliere niente a nessuno, sono tutti ragazzi assolutamente positivi e importanti, però delle caratteristiche da leader morali purtroppo non si comprano o non si allenano, sono questioni naturali. Secondo me Beppe è il capitano di questa squadra per indole, ma questo non significa che altri non siano importanti o sono meno importanti di lui, no, però secondo me questa squadra deve essere rappresentata da un caratteriale. Secondo me Scully è il giocatore che più, insomma, mostra queste caratteristiche. Ma dopo la partita ovviamente zoppicava e aveva molto male, insomma, è stata una brutta botta, perché l'ha presa sul ginocchio, comunque sia sopra. Valuteremo in questi giorni, insomma, speriamo è di... È stato a riposo 2 giorni per poi essere monitorato? Sì, 2 giorni, da dopo la partita praticamente fino ad oggi. Oggi adesso vediamo un attimo, ovviamente il ginocchio era un po' gonfio, perché insomma la botta è stata tosta. L'incazzatura, passatemela, perché giocare ad armi pari con l'Atalanta, insomma, che ha parecchi punti più di noi e che insomma festeggiava la salvezza contro di noi, dispiace, perché non abbiamo demeritato, e quindi tornare da Bergamo senza punti, con quella prestazione, con quell'impegno, con quella voglia, fa male, perché questi ragazzi meritavano altro, no? Per il resto sorriso tutti i giorni, voglia, anzi ancora più di prima, perché manca una partita in meno, bisogna ovviamente caricarsi ancora di più. Però ecco, tranne quello io sono molto contento di quello che hanno fatto, quindi a loro non ho niente da rimproverare assolutamente. Ma va bene, le critiche fanno crescere, no? No, il tuo pensiero su... Ma il mio pensiero è semplice, sapevamo che Pierre prima o poi poteva avere dei problemi. Mancavano 20 minuti alla fine, non è che ne mancavano 5, che allora vai all'assalto e te la giochi. Mancano 20 minuti più recupero, cioè potenzialmente sono stati 26 minuti di partita.
cioè non possiamo sbilanciarci, anche perché Quintero, voi lo sapete meglio di me, viene purtroppo da un problema serio alla caviglia, si allena con la squadra, però ovviamente ancora non è in condizione, non sta perfettamente. Avevo in campo comunque sia giocatori abbastanza provati, perché avevamo fatto una gara abbastanza dispendiosa, e quindi osare lì era secondo me troppo, perché sono stato il primo a predicare mentalità vincente, andiamo ad offendere, andiamo a prendere gli altri e rischiamo qualcosa perché dobbiamo. Però a 25 minuti alla fine, con De Luca in campo, che è ovviamente un missile, giocare con una difesa a 3, tra l'altro con due terzini, che in quel momento lì avevo bisogno che andassero, perché poi si è arrivati diverse volte a mettere la palla in mezzo, a giocarci delle soluzioni al limite dell'area, l'ho valutata così. Fosse stata magari 15 minuti dopo o 10 minuti dopo, magari avrei fatto una valutazione diversa. È stato determinante l'infortunio di Vares. Sì, perché... La possibilità, no? Che D'Agostino e Kroldrup potessero aver bisogno di cambio, lo sapevo. Ecco, e quello inaspettato purtroppo è stato quello di Weiss. Uno, perché era in giornata, e è sempre un uomo che saltando l'uomo ti crea la superiorità numerica. E due, perché ci ha tolto il terzo cambio. Insomma, che ripeto, alla fine per mille motivi poteva essere gestito in maniera diversa. Quindi usare una punta, mettere un altro tra le linee, insomma, mille soluzioni. Un Quintero stesso che poteva tra le linee o da play aggiunto, insomma, in qualsiasi circostanza. Per me Quintero deve giocare lì, cioè, Quintero ha delle qualità che può giocare ovunque, ma uno che ha i suoi colpi, secondo me, più sta vicino alla porta e più è per noi utile e per gli avversari pericoloso. Ma da attaccante dico che Ante ha solamente bisogno di fiducia. Probabilmente nel momento in cui troverà anche il gol rivedremo il vero giocatore, quello che abbiamo apprezzato dell'Aidoc. Io l'ho seguito, ci ho anche giocato contro, quindi era qualche anno fa, quindi conosco il suo valore. È ovvio che davanti abbiamo tante soluzioni diverse, perché con Abruscato, con Caraglio, con lo stesso Sforzini quando rientrerà, abbiamo possibilità di scegliere anche di partita in partita. Però sicuramente un giocatore che è sfruttato per le sue caratteristiche, per me può dare tanto. Per me a Bergamo ha fatto una partita giusta. Ripeto, nel momento in cui ci fosse stata la superiorità numerica, magari avremmo avuto anche l'occasione di vederlo più vicino alla porta, più magari nei suoi guizzi in area di rigore. Però per me lui può giocare benissimo vicino al centravanti. Quindi con le due punte, secondo me lui può essere bravo a approfittare delle spizzate, insomma delle sponde, così. Come seconda punta. Sì, come con Sforzini sarebbe sì, ma con stesso Abruscato, con Caraglio, insomma, con giocatori diciamo più di peso che fanno il lavoro diciamo più sporco, no? Assolutamente, insomma, è giusto che si facciano queste cose, insomma, è il vostro mestiere ed è giusto che lo facciate per bene. Da parte mia, io ho accettato questa grande occasione sapendo che il mio è tra virgolette un mandato a tempo, no? 11 giornate che mi voglio godere, me le voglio giocare fino alla fine con grinta, con coraggio, con dedizione, così. Di quello che sarà poi il futuro del Pescara, il mio, insomma, abbiamo tutta l'estate per parlare. Da parte mia, grande serenità e solamente voglia di lavorare.